Allora, ci siamo trovati qui l'assessore Giuseppe Pan, l'assessore regionale della pesca. Come è andato il convegno? Come si è trovato con i nostri pescatori? Beh, più che un convegno, che è stato proprio un scambiare di opinioni e di problematiche dei nostri pescatori di Chioggia, è stata una giornata intensa in cui ho visitato Chioggia, ma soprattutto il mercato ittico, le barche da pesca, le marinerie, ho conosciuto molte imprenditori e persone che sono di questo mondo. È stato il punto della situazione fatto qui stasera che abbiamo portato i risultati del FEP che va a concludersi quest'anno a dicembre e quindi molti di questi 23 milioni della Comunità Europea che sono riversati anche su Chioggia, su molti lavori e molte situazioni anche di incentivo e sostenibilità alla pesca. Abbiamo presentato le nuove misure e i nuovi bandi che partiranno del nuovo FEAMP nel prossimo 2016 e quindi sicuramente per le cooperative di pesca, le organizzazioni di produttori, trasformatori e commercializzazione di questo importante comparto, un momento di scambio di notizie, di problematiche che io ho assunto e nello stesso tempo un arrivederci a dei tavoli di concertazione di progetti comunitari assieme, in modo di poter portare a questa marineria, che ricordo è la prima del Veneto per importanza, ma anche la prima d'Italia, quelle risorse fondamentali che le possono permettere di essere fondamentali anche nei prossimi anni. Ha sentito, assessore, una piccola domanda, che c'è insomma abbastanza preoccupazione tra gli operatori della pesca per gli anni futuri. È chiaro che siamo in un momento cruciale in cui le risorse regionali e comunitarie assieme possono fare la differenza. Siamo anche in vista di un cambio generazionale perché naturalmente abbiamo bisogno di giovani che si avvicinano a questo mondo, che è un mondo che comunque è un'economia importante, ed è un'economia importante della nostra regione, ma allo stesso tempo vivono con preoccupazione le normative europee che le sentono come molto restrittive. È chiaro che la Comunità Europea dà dei messaggi nel senso della sostenibilità ambientale, sia del prodotto e sia attualmente dell'azione di pesca. Questa è la sfida futura che abbiamo da cogliere e come opportunità, in quanto se riusciamo in qualche maniera con le nostre progettualità a dare una sostenibilità e una presenza del pescato nel mare, c'è anche una sostenibilità economica ai pescatori e naturalmente a tutta la filiera. Quindi sicuramente questa è la direzione in cui si va. E dico a tutti gli amici pescatori e agli imprenditori della pesca di non aver paura perché la Regione Veneto comunque sarà al loro fianco nelle scelte e nelle strategie future. Grazie assessore, torni presto a trovarci allora. Certo, sicuramente. Grazie, Buonasera. arrivederci.